David sua tutta, tratto in salita per David Hofer, carabiniere Gary Denese. Molto potente, avete visto che scivolate, pattinaggio con spinta, e questo dimostra che è molto ripido. Poi passano anche qui in campo maschile come in campo femminile col pattinaggio con doppia spinta. Perde qualcosina David, 8 secondi, ma dobbiamo vedere da qua all'arrivo si può ancora recuperare. E qui c'è Giorgio Di Centa. Giorgio Di Centa, per lui un Tedeschi un po' particolare, già salito sul podio e nella classifica finale ha detto e ha dichiarato: beh, non mi aspetto chissà che cosa dal Tedeschi, mi aspetto di ritrovare quella condizione che mi dia fiducia verso il mondiale. Questo è il nostro augurio, forza Giorgio. Sì, la nostra bandiera italiana, che anche per lui il tempo passa, però ha vinto ancora il titolo italiano, sempre sulla breccia, sempre molto forte lui. E loro sentono il salto speciale. Teichmann vinse il prologo qui due stagioni or sono, fu sul podio lo scorso anno, non parte fortissimo, ma attenzione al suo finale, 9 secondi e 2 di ritardo per Axel Teichmann. Sì, era un po' più vicino lo scorso anno, aveva un tempo migliore in questa prima parte di gara. Qualcotti, intanto Frasnelli è sempre lì, potrebbe riconfermare l'ottima posizione dello scorso anno e chissà, magari anche più avanti. Davvero, se Loris fosse andato in quella finale con i secondi, ma non si fa niente, ma forse avremmo una medaglia in più al collo come Italia, e Loris ne avrebbe una meritata per gli. Tanto buona prova per Tritcher, l'austriaco, che era 3 secondi solo a Frasnelli all'intertempo, ha finito comunque ancora abbastanza bene e ha finito a 10 secondi all'arrivo. Con il 51 Tony Livers, Svizzera al settimo cielo dopo il trionfo di La Clusaz. Una squadra quadrata, Paolo, la Svizzera che fa paura in ottica mondialista affetta. Svizzeri a miglia hanno fatto grandi cose vedere non solo alla Clusaz, è stato la ciliegina sulla torta, adesso un po' indietro qua questo atleta. Frasnelli, quando siamo a circa 50-51 passaggi, ne mancano una ventina, prende dunque consistenza la prova di Loris Frasnelli. Qui tocca alla Finlandia con Matti Heikkinen, solo 3 finlandesi in questo Tour de Ski. Matti Heikkinen chiuse 12° lo scorso anno in classifica finale. Eccolo qui, 6 secondi e 2 di ritardo. Sì, è proprio per il Tour de Ski finale. Anger verso il traguardo, paga secondi pesanti quest'oggi, ma siamo alla prima delle 8 tappe, 23 secondi di ritardo per Tobias Anger. Un po' più distante dell'anno scorso, adesso arrivare gli altri atleti. Gordon Pale, alto svizzero protagonista alla Clusaz con la vittoria in staffetta, ma un crescendo di risultati nel corso delle ultime due stagioni, in particolar modo Frasnelli rimane comunque al comando anche dopo il passaggio del Petrolio 54. Dunque davvero Loris Frasnelli autore una volta di più ancora di un ottimo avvio di Tour de Ski. Bisogna continuare su questa strada, non sarà facile. Sì, svizzeri che non sono partiti velocissimi per ora questi svizzeri, però attendiamo Dario Colonia nella sua tecnica. Sì, va bene dappertutto Dario, quindi aspettiamo a vedere che tempo farà segnare lui. Tra gli azzurri al traguardo, bene Clara che è quinto, 8 secondi e 6 da Frasnelli. Clara non è uomo da prologo, ha fatto decisamente una buona prova al finanziere. Sì, forte, ma sarà dietro a Frasnelli. Jerdalen fu protagonista nel Tour de Ski nel 2008, chiuse quarto, giù dal podio, preceduto sul podio da Giorgio Di Centa. Jerdalen paga 5 secondi e 6 e terzo. Axel Teichmann. E la velocità sua è alta, ha perso un po' all'inizio, sicuramente potrebbe andare comunque vicino, fare segnare un buon tempo. Vedete come da metà gara in poi lui inserisce il turbo e va fino all'arrivo. Chiude quarto, Frasnelli potrebbe essere addirittura non lontano dal podio. La zampata del re Peter Northug, miglior tempo al traguardo, c'è Petrikov che tenta di far meglio, fa meglio forse di Northug, sì che fa meglio Petrikov, miglior tempo nel prologo, un secondo circa 9 decimi c'è Northug. Frasnelli rimane ottimamente al terzo posto. Grande prova per questo atleta russo che ha mantenuto una ottima velocità e riuscire arrivare davanti a Peter Northug in questo finale veramente ha fatto una cosa importante. Intanto vediamo Bauer che sì va forte ma non dovrebbe
anche se lo scorso anno finì a 7 secondi dalla testa, quindi finì proprio dietro al nostro Loris Frasnelli. Quindi pericolosi diventano ora Bauer, ma anche ancora di più Emil Jonsson, Elner e Colonia. Io penso che siano quelli che potrebbero infastidire le prime posizioni. Avrà perso qualcosa, adesso però andiamo a vedere. Un buon Todeschi per lui, può ottavo assoluto. Con questo passo, con questo esercizio, vuol dire e dimostra che questa parte di gara è veramente molto ripida. Intanto alla partenza un altro pretendente anche al successo di oggi. Non solo di quest'oggi, forse l'indiziato numero uno per la vittoria, Nortur permettendo per questo Todeschi, ma attenzione anche a Lucas Bauer, uomo da tour. Qui intanto c'è Elner, Jönsson 6 secondi e 4, dopo di lui toccherà sì, questa volta Marcus Elner. Jönsson comunque lì con i migliori. Sì, lì con i migliori. Larga come un armadio, grinta, lui ha detto beh vinco perché mi alleno con allenamenti massacranti. I risultati sono con lui, quindi insomma lo atteniamo protagonista anche in questo Todeschi. Intanto Elner, 3 secondi e 8, siamo giusto davanti a Frasnelli. Ecco, Elner può diventare a questo punto il più pericoloso probabilmente, fino all'arrivo. Chernusov, vediamo se tiene anche nel finale lì a Chernusov. La Russia non ha schierato il via Vilegzanin, Chernusov bene, 6 secondi e 3, ha tenuto bene anche nel finale di gara, anzi ha anche guadagnato qualcosa su Petkov, un decimo nella seconda parte del tracciato. La Maxim Vilegzanin. Dario Colonia, la Valmustai, la sua Svizzera in festa nel 2009, fu un trionfo per lui sull'Alpe del Cermis, ricordo stampati nella mente quei campanacci ad incoraggiare e incitare. Dario Colonia, qui un altro che dice missa magnifici ricordi, due volte, ovvero 2008-2010, Lucas Bauer, lo scorso anno si mangiò in un sol boccone sulla sedia del Cermis. E questo è dietro. Nortug. Bene, Frasnelli mantiene la sua terza piazza e a questo punto, ripeto, è arrivato Bauer che è dietro il nostro Frasnelli. Dobbiamo attendere Elner, Emil Jonsson, questi atleti. E qui c'è Colonia, dimenticavo Colonia, sempre molto composto, guardate, leve lunghe, un fisico eccezionale il suo, e però un po' qualche secondo di troppo qua. Vediamo il suo distacco, 6 secondi. Frasnelli segnare questo, guardate come salta sugli sci, come sbatte gli sci sulla neve con forza, passerà adesso al doppio qua, eccolo, andiamo a vedere, gli mancano ancora 5 secondi, non farà segnare il miglior tempo, vediamo nella seconda parte di gara che velocità riuscirà a mantenere. Frasnelli a questo punto per salire sul podio deve guardarsi dal finale di Marcus Elner, dopo 1,4 km lo svedese gli è davanti di soli 7 decimi. Tra poco Jönsson verso il traguardo, lui è dietro, molto sì. Molto staccato Emil Jonsson, materiali o condizione per lui non eccezionali in questo prologo. Jönsson, tra poco Elner e poi sarà podio meno per Frasnelli. Marcus Elner, telecamere prontamente su di lui, spinge a tutta per agguantare il podio. Sì, questo sicuramente è già più vicino, è sul rettilineo finale, ha ancora 24-23 secondi e dovrebbe essere davanti, potrebbe addirittura andare a far segnare, dovrebbe far segnare il miglior tempo. Marcus Elner. Elner spinge a tutta, azione ancora decisa per lui, atleta polivalente, anche se si esprime al meglio in skating, va al comando nel prologo. Marcus Elner 2 secondi a Petukov, Frasnelli ai noi e giù dal podio, ma gran gara la sua. Colonia, quest'oggi non sarà podio per lui, l'importante per Dario è poi acciuffare il podio, che gradino, lo vedremo eventualmente sull'Alpe del Cermis. Intanto Paolo, gli italiani al traguardo, qui l'azione di Colonia, il migliore azzurro rimane Frasnelli quarto.
Sì, poi scendiamo di quarto, scendiamo al 17° posto con Clara, 19 con Dicenta, 14 secondi, poi Valerio Checchi 26esimo, Davide Hofer 27esimo, scorriamo ancora la classifica, troviamo Tommy Morigli in 41esima posizione e Fulvio Scola in 52esima posizione, Pasini Renato 60esimo a 29 secondi. Il gruppo di Centa per intenderci con un ritardo intorno ai 15 secondi, Dario Cologna verso il traguardo, Marcos Elner ha in saccoccia nello zaino, fate voi, questa vittoria di tappa nel Tour de Ski, nella gara al femminile, vittoria per Justina Kowalczyk. Cologna comunque nel finale dice qualcosa di importante per le prossime tappe. Sì, Cologna ha mantenuto, ha perso 7 decimi, no, rispetto a Elner ha perso 3 secondi, rispetto... guardavo sul tempo di Petukov, ha finito molto molto bene, comunque dietro il nostro Loris Frasnelli che mantiene la quarta posizione, e se adesso anche Lechkov è dietro, però potrebbe essere un buon tempo quello di Lechkov, quindi mal che vada Frasnelli è in quinta posizione ormai, quarto e quinto va, forse meglio così. Quinto sei meno vicino al podio e questo sta finendo forte. 7.34 il tempo da battere, Lechkov dovrebbe essere dietro ma non di molto, un gran finale per il potente russo. È dietro ma deve tirare per il podio, 2 secondi e giù anche dal podio. È quarto, quindi Frasnelli insomma quinto, almeno non ha rimpianti di essere appena lì ad un niente dal podio. Ha vinto Marcus Elner, Svezia, terza vittoria nella storia delle tappe del Tour de Ski per la Svezia dopo Richardson e Jönsson, alla volta di Marcus Elner. Petkov il russo è secondo, 2 secondi, terzo Nortuga 2 secondi e 9, l'esimo Giorgio Dicenta a 14, poi Appaiati, Valerio Checchi 28esimo a 15 secondi, pari a David Hofer 29esimo, poi andiamo a scorrere, andiamo a trovare Tommy Morigli 43esimo a 19,9, 20 secondi praticamente, Fulvio Scola 54esimo 23,9, Pasini Renato l'ultimo dei nostri 62esimo a 29 secondi. 5 azzurri nei 30, al di là delle posizioni, incoraggiante per l'Italia i distacchi, con tutto sommato ben 5 azzurri racchiusi con distacchi al massimo di 15 secondi, il caso di Davide Hofer 29esimo. Sì, che dire del primo tedesco, un po' più indietro andiamo a trovare Axel Teichmann che è 13esimo, 11 secondi, fece meglio lo scorso anno, norvegesi con Northug là davanti ma non così brillante dell'ultima parte di gara come la Clusaz, si sta riprendendo ma sarà un osso duro per il Tour. Gyrdalen a 10 secondi, quindi buona prova per lui, io direi che buona prova per i francesi, magnifica anche in 17esima posizione, ma ricordiamo nei primi 10 due francesi, Gaillard decimo e Duviar sesto, andiamo a vedere così quanto ha finito Vitto, 25esimo a 14 secondi suo rientro. Ha vinto Elner su Petkov, terzo Nortu, quarto Lechkov, quinto Loris Frasnelli.